Sei un videomaker, professionista o amatoriale, penso che Sony abbia fatto la macchina apposta per te. Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parliamo di una macchina che ha delle particolarità veramente, veramente importanti e veramente sorprendenti. Portiamo sul canale la nuova Sony FX3, ovvero quella macchina che sarà in grado di non farti lasciare i lavori a metà, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi occasione. Quindi che cosa facciamo? Lo andiamo ad unboxare, vediamo il contenuto della confezione e nel kit ci sarà un accessorio veramente, veramente straordinario che possa servire o meno. Sarà in dotazione con questa macchina una maniglia che al suo interno ci sarà un sistema innovativo per quanto riguarda l'acquisizione audio, quindi Sony questa volta non ci stupirà con le sue prestazioni solamente video, ma avrà fatto un buonissimo lavoro anche con l'audio. Quindi apriamo la confezione e vediamo cosa troviamo al suo interno. Finalmente, dopo un'attenta ricerca, abbiamo optato per fare questo acquisto. Anzi, faccio subito una premessa: questa macchina non è la mia, ma è di mio figlio, che ha deciso, chiaramente dopo aver preso tantissime informazioni, ha cercato di capire quale potesse essere la migliore macchina al caso suo, al caso mio o al caso di qualsiasi videomaker che abbia delle esigenze abbastanza particolari. Perché? Perché andiamo ad aprire subito una parentesi: questa macchina ci darà la possibilità di registrare addirittura il 4K a 120 fps, ma la sua caratteristica, a parte, dopo andremo a vedere tutto quello che gira intorno a questa macchina, e apro subito una parentesi: io sul mio canale non porto video sempre appropriati a questo tipo di contenuti, perciò qui nel tubo troverete migliaia di recensioni, unboxing e altre informazioni 100.000 volte più dettagliate di questo mio video. Però è anche un modo per vedere se vale o no la pena fare un investimento del genere, ragazzi, o no. Questa è la maniglia di cui parlavamo all'inizio. Il suo attacco sarà infilabile, vedete, nella slitta off-show, ovvero nella slitta a contatto caldo dove andremo a mettere il nostro flash solitamente in qualsiasi macchina. Questa volta invece potremo mettere questo tipo di maniglione, perché è veramente un maniglione, e porterà anche un supporto per un microfono esterno, diciamo un supporto per un microfono ausiliario a canna di fucile. Qui troveremo questo sportellino da andare ad aprire e ci darà la possibilità per fare tantissime regolazioni. Poi lo andremo a vedere un pochino più nel dettaglio, ma la potenzialità di questa maniglia, a parte per fare le riprese, specie quelle dal basso, quando non si volesse usare uno stabilizzatore o uno slide o magari qualsiasi altro tipo di maniglia, e fare appunto le riprese quelle rasoterra. Una cosa bella che stavo dicendo è che non sfrutterà solo la forza, diciamo, di attrito, di torsione solamente nella slitta a contatto caldo, ma la nostra macchina avrà presente ben 5 attacchi femmina da un quarto di pollice, di cui 2 saranno dedicate appunto, come possiamo vedere, per le viti di serraggio, diciamo, di questo maniglione, provviste di molla. Ok, vedete, quindi una volta allentate le viti verranno semi espulse automaticamente e il maniglione potrà essere asportato, quindi non saremo costretti a tenerlo montato. Poi sempre nella confezione troviamo il pezzo forte, ragazzi. Qui troviamo tutta la manualistica e varie garanzie sia del fornitore che del venditore. Questa macchina non è stata presa online, ma è stata presa in un negozio fisico. Adesso non mettiamo qui il nome del negozio perché chiaramente non ci interessa fare la pubblicità. Poi sarà dato in dotazione un cavo USB Type-C. Ok, lo mettiamo da quella parte e andiamo a vedere anche il suo caricabatterie, perché ci sarà dato un caricabatterie, giustamente, solamente una batteria. Nei modelli precedenti di macchine simili a queste in genere ce ne davano 2, però questa volta ce ne danno una. Troviamo anche il filo, un filo che non è tanto generoso per quanto riguarda la sua lunghezza, saranno circa 50 o 60 centimetri, da inserire al nostro caricabatterie, quello classico a 2 occhioli. Ok, quindi detto questo, nella nostra scatola non andremo a trovare più nulla, quindi possiamo toglierla e andiamo a dare un'occhiata più da vicino, ragazzi,
alla nostra macchina. La particolarità di questa macchinetta, ragazzi, è quella appunto del problema di riscaldamento, di surriscaldamento. In quante occasioni e con quante macchine ci è capitato di stare magari a registrare, specie nei periodi estivi, nei periodi un pochino più caldi, magari mentre stiamo facendo un evento magari anche importante, tipo non so, un matrimonio o un qualcosina, che non possiamo permetterci di spegnere la nostra macchina, e ci appare quella spietta luminosa gialla veramente veramente molto fastidiosa, che ci dice che la nostra macchina è in surriscaldamento, e in quel caso, ragazzi, non ci sarà più possibile registrare ancora per qualche minuto, perciò dovremo aspettare di freddare la nostra macchina, e capite bene che è una cosa veramente improponibile. Questa macchina, ragazzi, è provvista di ventole per il raffreddamento. Il corpo macchina si vede a primo impatto molto molto spartano, ed è veramente dall'impressione di una macchina cinematografica, perché non avrà molti fronzoli per quanto riguarda la parte estetica. Ecco, è un blocchetto rettangolare molto spartano, però, ragazzi, fa veramente veramente la differenza. Qui adesso andiamo a vedere un po' tutta quanta la sua componentistica, tutti quanti i suoi pulsantini. È vero che magari una volta montato sul gimbal non ci servirà nemmeno questo sopra, però diciamo, ragazzi, pensate che in qualsiasi occasione io non dovessi avere la macchina montata su un gimbal, magari tenerla in mano con un'impugnatura o con un cage o con un maniglione, avrò la possibilità sia di azionare il mio rack da questa parte, vedete, dalla parte superiore, e perché no, magari se si volesse usare così al volo, anche per chi fosse mancino o chi avesse, diciamo, la possibilità di montare questa macchina su uno spallaccio, ragazzi, immaginate che andando a reggere lo spallaccio sarebbe scomodo fare questo movimento qui. Quindi sarà una cosa molto più, diciamo, naturale fare questo tipo di, vedete, intervento con la mano mancina. Batteria 7,2 V, 2280 mAh. Il tipo di batteria è NPFZ100. Ragazzi, e ci garantiscono quasi un'ora di registrazione. Adesso noi la faremo ciclare qualche volta, almeno 4-5 volte dovremo ricaricare la nostra batteria per appunto verificare se quello che dicono è effettivamente vero. Perciò, ragazzi, io adesso una cosa che vi voglio far vedere, guardate la velocità di accensione di questa macchina. Ok, è praticamente ultrasonica, supersonica, perché a vedere una macchina del genere accendersi con tanta rapidità fa veramente paura. Ragazzi, una cosa che forse potrebbe essere scomodo è il joystick qui sopra, che forse andarlo a giostrarsi, diciamo andarlo a cercare con il pollice, magari specie se si dovesse montare su uno spallaccio, non è una delle cose migliori, però diciamo che l'hanno messo qui, hanno ritenuto, diciamo, questo opportuno, questo compromesso. Tra altri tasti personalizzabili, che ce ne sono veramente tanti, una cosa che casa Sony ha lasciato quasi invariato agli altri modelli è lo zoom elettronico, che una volta montato l'obiettivo, chiaramente se non si volesse andare a roteare lo zoom, si potrà fare tranquillamente da qui. E ragazzi, io vi posso dire che si sente dentro una molla, è vero che la macchina è nuova, ma si sente con una molla molto molto forte rispetto a tantissime altre macchine che appena si sfiora parte, questo no. Una cosa che mi ha colpito particolarmente a proposito di zoom e di messa a fuoco è che ha una messa a fuoco, ragazzi, c'è un feedback subito molto molto positivo, perché quando si va a inquadrare e si va a spostare un pochino la profondità di campo, non c'è quel, diciamo, quello scambio di messa a fuoco repentina che è molto dura e molto asciutta. Questo, ragazzi, sembra che viene fatto a mano. Poi anche nelle prove e nei test porteremo anche questo tipo di clip, appunto per trasmettere a voi che state guardando il video quello che io sto dicendo. Vi posso garantire che già abbiamo fatto a caldo un paio di prove, e ragazzi, questo cambio di profondità è molto 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 morbido. Ripeto, sembra che venga fatto a mano. È vero che è una macchina marcata CinemaLine, ma non ha solo il nome, ha anche le caratteristiche. La parte un pochino dolente, come abbiamo già anticipato prima, sono le schede. Io chiaramente non sono uno specialista, non sono ferrato al 100% per quanto riguarda tutte le impostazioni e tutte quante le caratteristiche nei minimi particolari, e vi dico quello che ho potuto trovare. Schede di memoria utilizzabili, perdonatemi se leggo, ma cerco sempre di essere più corretto e preciso possibile. Questa fotocamera supporta schede di memoria CF Express Type A e SD compatibili con UHS-I e UHS-II. Quando si usano schede di memoria micro SD con questa fotocamera, assicurarsi di utilizzare l'adattatore appropriato. Per la ripresa di immagini statiche è possibile utilizzare le seguenti schede di memoria: scheda di memoria CF Express Type A
e scheda di memoria SD, SDHC, SDXC. Figuratevi voi dunque se io mi potevo ricordare tutte queste sigle. Ok ragazzi, per inserire le schede basterà pigiare questo pulsantino e arretrare manualmente il nostro sportellino. Quindi andando ad aprire le confezioni possiamo andare a mettere le micro SD, ragazzi. Ok, il verso, ricordiamoci di mettere la carta, diciamo lo stick adesivo verso lo sportellino e ad andare ad infilare sia la prima che la seconda. Non siamo costretti a metterne due, però già come detto prima all'inizio del video, ragazzi, possiamo avere la possibilità di backuppare tutto il nostro lavoro, quindi facciamolo. Io adesso voglio fare una cosa bella, per una questione anche di estetica, andare a dare una pulita qui. Questo ce lo mettiamo qua. Oh, abbiamo acceso la nostra macchina. Il display chiaramente risulta nero perché ci sarà il coperchio, e se volessi andare a registrare, vedete, ok, parte la registrazione anche senza obiettivo. Ragazzi, guardate che bello, in qualsiasi condizione noi avremo un'illuminazione qui, un'illuminazione minuscola qui sotto, guardate questo LED quanto è bello, questa striciolina, e più ci sarà questo qua che ci indica che la macchinetta sta registrando. Perciò ditemi voi come si fa a non essere sicuri di quando la nostra macchina sta registrando o meno. Ragazzi, io trovo un'eleganza e un ingegno su questa cosa, su questa struttura, anche se devo dire la verità, all'inizio, a primo impatto, ho detto quanto è brutta questa macchina, e guardando mio figlio gli ho detto: Ale, ma una più bella non c'era. Ma io vi posso dire che voi la tenete in mano solamente 5-10 minuti, io non l'ho usata, l'ho tenuta in mano veramente 5 minuti, si crea subito quel feeling, ragazzi, già solamente la presa, l'ergonomia è veramente veramente eccellente, anche se per me questo dito che rimane un pochino sotto, vedete, così a vuoto, forse l'avrei preferito un pochino più, una protuberanza un pochino più massiccia. Però ragazzi, le misure per quanto sia devono essere anche contenute. Adesso andiamo a parlare invece, oltre ai tasti personalizzabili, ragazzi, del suo menu. Un menu di 54 pagine. Ok, mi sono perso. Perciò adesso andiamo a dare un'occhiata veloce su quello che possa essere il menu nelle cose un pochino più sostanziose e più veloci, perché ripeto, non ho le competenze necessarie per dire: ah, io sono un videomaker, io sono un sapientone, io conosco tutto, io vi dico. No, siete voi che magari insegnate a me qualche piccolo trucco, qualche piccolo dettaglio. Però ripeto, sempre per portare un contenuto e informarvi su quello che può essere questa macchina, sulle prime caratteristiche, le prime impressioni, mi faceva piacere. Perciò adesso andiamo a dare un'occhiata veloce veloce ai suoi menu, poi la portiamo sul campo e ci ritroviamo qui dopo fatti i vari test. Ok ragazzi, cercherò di essere più veloce e preciso possibile. Allora, come prima pagina di primo menu troviamo il mio menu, e possiamo andare ad impostare, vedete, qualsiasi tipo di elemento, aggiungi, ordina, annulla e quant'altro. Nella casetta, vedete, principale, troveremo quindi principale 1 e principale 2. In principale 1, vedete, ci saranno i tempi di scatto, lo shutter speed, la regolazione degli ISO, i vari formati, vedete, il bilanciamento del bianco, i vari formati. Ok, cliccandoci sopra andiamo a vedere tutti i vari formati, quindi ripigiando menu torniamo indietro. Ci sarà la riduzione del vento, assist off, assist automatico, il microfono e tantissime tantissime altre informazioni. Andiamo a vedere il menu principale 2, vedete log off, off, il tempo residuo di scheda, poi vediamo, vedete, il fuoco automatico, la messa a fuoco, priorità viso, priorità occhi e tantissime altre informazioni. Poi scendendo andiamo sulla modalità di ripresa, e anche qui vedete abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 menu, che di conseguenza ogni menu avrà un sottomenu. Poi ce ne andiamo sulla casellina esposizione colore, qui troviamo 6 menu e relativi altri sottomenu. Ragazzi, le opzioni di personalizzazione, vedete, sono veramente 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 tantissime. Ok, poi ce ne andiamo nell'area di messa a fuoco, qui avremo altri 5 menu a disposizione e possiamo andare, vedete, rilevamento viso, occhi su soggetto umano, animale, seleziona occhio destro, sinistro, viso, foto, visi, occhi, abbiamo veramente veramente tantissime scelte. Poi ce ne andiamo nella sezione riproduzione, vedete, qui abbiamo 7 altri menu e sempre la stessa cosa, altri sottomenu. Torniamo indietro, seleziona promemoria, elimina modifica, visualizzazione, opzione di ripresa e quant'altro. Adesso ci troviamo nella sezione rete, questo menu anche, vedete, sono 7 pagine e relative altre
diciamo, vedete, scelte, connessione da smartphone, connessione da remoto, e ci saranno veramente veramente tantissime opzioni. Anche in questo caso vedete trasferimento FTP nella modalità WiFi, Bluetooth, LAN via cavo, USB, LAN TET, opzione rete e tantissime altre scelte da poter personalizzare in base alle proprie esigenze. Poi per ultimo, ma non meno importante, vedete le varie impostazioni meccaniche vere e proprie della macchina. Uso orario, le impostazioni, salvo impostazioni, funzioni personalizzate, opzione suono, USB, uscita esterna. E vedete, ci sono veramente veramente una miriade di impostazioni e di possibilità di personalizzare al meglio questa nostra macchina. Poi, una volta usciti dal tasto menu, ci sarà il tasto mode. Tramite sempre la stessa ghiera della selezione dei menu possiamo andare a scegliere se eseguire, diciamo, vedete direttamente movimento LR, che è modo per la ripresa del movimento LR. Si possono registrare dei filmati a rallentatore a movimento rapido impostando la frequenza dei fotogrammi della ripresa e della registrazione. Poi si avrà, vedete, modalità filmato, esposizione manuale, priorità tempi, priorità diaframma, programma automatico, auto intelligente che gestirà un po' tutte le impostazioni in totale autonomia, e anche quindi in modalità mod, ragazzi, ci saranno tantissime modalità di personalizzazione. Sempre tramite ghiera andiamo a selezionare MR1, MR2, MR3, che sono profili personalizzabili in base alle esigenze dell'operatore. Ok ragazzi, siamo rientrati e io sono più felice di quando ho cominciato questo video, perché veramente sono rimasto veramente entusiasta dalle potenzialità e dalle caratteristiche di questa macchina. L'obiettivo che vedete montato, questo è un 85 mm fisso, e chiaramente le riprese e le foto non sono state fatte con questo, però dopo aver fatto vari test abbiamo cambiato vari obiettivi e ci siamo divertiti veramente veramente tantissimo. Quindi posso dire: è una macchina dispendiosa? Sì. È una macchina onerosa? Sì, per tutto quello che riguarda sia la macchina e tutti i componenti e gli accessori che possiamo metterci sopra. Come detto all'inizio del video, vale veramente veramente la pena. Ripeto, è una macchina 12 megapixel full frame, che ancora non l'avevo detto, però chiaramente penso, io l'ho dato per scontato, ma si sa che è una macchina full frame. E una cosa che veramente mi ha lasciato senza parole, ragazzi, è il suo ventolino, che come si accende comincia a lavorare, e anche dopo ripetute sollecitazioni, ragazzi, lavorando in 4K a 30, 60, 120 frame, la macchina non ha dato nessun segno di anomalia o di stanchezza. La sua ventola fa egregiamente il suo lavoro, anzi le sue ventole fanno egregiamente il loro lavoro. Si sente a malapena un sibilo, che chiaramente non influisce nella resa audio quando stiamo facendo i nostri video. Perciò ragazzi, che dire, se volete una macchina che faccia veramente veramente la differenza, Sony ha creato la macchina per voi, anche se Sony la chiama entry level. Per me non è un entry level, ma se Sony dice questo, dichiara questo, ce la prendiamo così. Perciò ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io spero di aver fatto cosa gradita, come sempre, a portare anche questo tipo di contenuto qui sul canale. E per quanto riguarda le solite raccomandazioni, sono sempre le stesse, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. Lascia un like se ti fa piacere, a me aiuterai senz'altro a portare avanti tutta quanta la mia missione. E non mi resta ulteriormente che ringraziarti per essere stato anche in questo video fino alla fine del video. Ci vediamo al più presto. Ciao da Capezza.